Ciao ragazzi! Ciao! Benvenuti su Unita Stories! Siamo nuovamente al Donna Party! A Kiwagi ha rubato il nostro libro, Storie Paurose a Scuola di Misteri! Dobbiamo completare tutta la challenge di Kiwagi nella vita reale per recuperarlo! Da dove dovremmo iniziare? Ma prima di iniziare, lasciate un bel mi piace sotto questo video, perché se questo video raggiunge i 20.000 mi piace ci sarà un altro video di Kiwagi nella vita reale! In più, il mio libro, Storie Paurose a Scuola di Misteri, è ora disponibile! Disponibile, non potete non averlo. Prendetelo e poi scriveteci nei commenti qual è la vostra creatura preferita dentro al libro, perché dentro al libro ci sono le schede creatura con tantissime illustrazioni. Vi piacerà tantissimo. E ora Stories Family, iniziamo subito la challenge, presto. Oh no, è chiuso. Dobbiamo trovare la combinazione di colori per aprirlo, come nel videogioco. Quale sarà il colore giusto? Qua è pieno di colori. Potrebbero essere tutti i colori, guardiamoci bene intorno. Sono tantissimi colori qua. Oh no, Dado Party. A proposito, grazie Dado Party per averci ospitati di nuovo. È bellissimo qua. C'è qualcosa qui. Anche qui, una pallina verde. E io ho trovato una pallina gialla. Cerchiamo le altre. Sì. Guarda, qua ce n'è una rosa. Uno, due, tre, ce ne manca solo una. Controlla meglio qua. No, non c'è niente qui. Hai trovato? Guarda, sembrava una mela questa parte della pianta. Perfetto, mi sono trovato le palline per la combinazione. Verde, rosa, giallo, rosso. Vai. Verde, rosa, giallo, rosso. Sì, aperta. Che bello, che bello. Fermo. Non fare rumore. Hai fatto cadere le palline. Lo vedi? Chi? Ma dov'è il libro? Dov'è il mio libro? Aspetta! Non ce l'ha più! Mi è venuta un'idea! Gli tiro una palla in testa! No, fermo! Perché? Innanzitutto dobbiamo trovare il grab pack! È vero! Prima di avvicinarci ad Kiwagi, almeno avremo qualcosa per difenderci! Giusto, ci Presto, sta! Presto, guardiamo qua intorno, dove potrebbe essere? Qui vedo una mano! Vediamo! Guarda, c'è una mano laggiù! Presto! Buttati, buttati! Vai! Attenta a non cadere! No! Allora dobbiamo solo trovare il trappacca. Sono d'accordo. Io guardo qua, tu guarda laggiù. Va bene. Ma che stai facendo? Sto facendo l'angelo, guarda. Non è bellissimo. Mi sembra il momento. Guarda. Che? Il trappacca. Ho trovato io il trappacca facendo l'angelo. Che bello. Aspetta, metà è mio, aspetta. Carichiamolo, così siamo pronti a difenderci da Kiwagi. Sono d'accordo. Kiwagi. Ecco fatto, siamo pronti. Stiamo arrivando a prenderci il libro. Sì, il nostro libro, Storie Paurose. E via! Pronto? Sì! È partita! No! Ma devi spararlo adesso! Scusa! Devi spararlo da Kiwagi! Aiuto, adesso mi spara Ita! Recupero subito! Batti 5! E vai! Oh no! Ehi, Kiwagi, ridacci subito il libro, hai capito? Dove l'hai messo? Dove l'hai nascosto? Fermo! Non ti muovere, ti batto il 5 con queste. Ma non si sta muovendo, non vedi che è immobile? Anzi, non ti ricordi quello che dobbiamo fare? Dobbiamo attivare l'elettricità. È solo così che si muoverà e poi potremo trovare il libro Storie Paurose. Oh, dacci le chiavi della stanza dell'elettricità, hai capito? E tanto Kiwagi, non ci fai paura che... Chi è che mi ha accarezzato? Credo che sia meglio non provocarlo, ok? Mi ha accarezzato Kiwagi, aiuto! Ciao, non volevamo disturbarti, rimani pure lì immobile, ciao! Oh, via! Presto, dobbiamo trovare la stanza dell'elettricità! Lui è ancora lì! Così possiamo attivare l'elettricità e lui andrà via e potremo riprendere il nostro libro! Giusto, dov'è? Vediamo se è qua, forse è questa! Apri! Guarda, c'è un lucchetto, è chiuso! No! È chiuso da un lucchetto! Dobbiamo trovare una chiave o qualcosa! Proviamo ad aprirla! Proviamo, dai! Dimmi una combinazione. Allora, un numero potrebbe essere, non lo so, un numero che può piacere ad Kiwagi. Kiwagi potrebbe piacere il 1, 2, 3, no? Vado a cercare una soluzione, forse nell'altra sala. Sai che non puoi lasciarmi solo con queste cose tecnologiche? Io poi dopo non ci capisco più niente. Non so, ad esempio, quale potrebbe essere il numero di Kiwagi per poter aprire il lucchetto? Potrebbe essere 1, 2, 3. Grazie. Non pensavo fosse così semplice. Ma aspetta un attimo. Io ho... Era la mano di Kiwagi che io avevo dato questa. Non ci posso credere. Anita, ho aperto la porta. Anita, ho aperto il lucchetto. Sì, ce l'ho fatta. Sono troppo forte. Ho aperto il lucchetto. Come l'hai aperto?
numero? Il numero era... qual era il numero? Aspetta che non me lo... era 1, 2, 3, era facile, no? Il numero di Aki Wagyu, 1, 2, 3, no? Come mai qua c'è un altro numero? Vabbè, perché nel frattempo si sarà spostato... Vabbè, non ti preoccupare, l'importante è che la porta è aperta, vabbè, no? Vabbè, andiamo, cosa dobbiamo fare qua? Dove sono i fili per attivare l'elettricità? Forse c'è un altro enigma da risolvere qua per attivare l'elettricità. Un altro enigma? E quale potrebbe essere? Non lo so, vediamo questo verde, giallo, verde, blu. Aspetta. Deve essere difficilissimo questo enigma. Abbiamo bisogno del filo, ti ricordi? Sì, ma non c'è il filo, in più ci sono troppi elementi qua. No! Sicuramente rimarremo qua un sacco di tempo sul campo. Ci esploderà il cervello per cercare di attivare questo. Presto, sbrigati. Aspetta. Hai attivato l'elettricità? Sì, ho risolto l'enigma. Bastava semplicemente accendere con il dito l'interruttore. Ed ecco l'elettricità. Vabbè, sono diventato bravissimo a risolvere gli enigmi. Il grappa. Sì, eccolo. Guarda. Presto, dove dobbiamo andare adesso? Attenta, ti guardo alle spalle. Aki Wagyu è sparito, quindi sicuramente sarà dentro alla fabbrica dei giocattoli. Che è vero. Dobbiamo assolutamente entrare il prima possibile per recuperare il nostro libro. Ma stiamo anche attenti ai rumori, perché non lo so, potrebbe essere che si nasconde qua dietro la libreria. Ma che stai facendo? Mi sono partite le mani dal crackpack. Ma non puoi fare così ogni volta, altrimenti verrà a prenderci. E ho avuto paura, allora ho detto papà, se ti fermi Aki Wagyu. Iniziamo, entriamo da qua. Ok, entriamo. Pronti? Sì, sarà prontissimo. Il crackpack. Ah, lo devo prendere? Altrimenti con che cosa ci difendiamo? C'hai ragione, è un'ottima idea. Vado subito a ricaricare il crackpack. Non ti preoccupare, io ricarico il crackpack e arrivo. Sì, sì, arrivo. Oh no, aspetta, come si fa questo adesso? Oh, perché faccio... C'è qualcosa qua! Dove? Sto arrivando a difenderti! Spiegati! Lo prendo subito col crackpack! Aspetta! Dove? Guarda laggiù! Vedi quell'ombra? No, non vedo niente! C'è qualcosa che si è mosso! Proprio laggiù in fondo! Forse Aki Wagyu è laggiù che ci aspetta! Ah, bene, quindi siamo al sicuro qui. Se Aki Wagyu è lì... Noi... Non siamo proprio al sicuro qua dentro, però dobbiamo sbrigarci per recuperare il nostro libro! Sono d'accordo! Vado prima io! Vado! Sono caduto! Ma insomma, stai attento! Sono rotolato! Però mi piace tanto rotolare qui nel bollino. Dai! Sbrigati! Ma qua c'è lo scivolo, non si può salire da qua. Bisogna fare il giro e salire dalla sopra. Ma come fare il giro? Siamo qui, basta salire dallo scivolo, no? Dice la parola stessa, scivolo. Cioè, no, aspetta, quello è salire. No, questo è sci... Vabbè, insomma, sì, di qua si fa prima. Vabbè, fai come vuoi, ci vediamo dopo là sopra, ciao. Ok, va bene, ciao, non c'è problema, io salgo da qui. Mica faccio tutto il giro. Ma si sale di qua che ci vuole, tanto. Lui dice la parola stessa, scivolo. Cioè, nel senso, non è che è così difficile, no? Uno si mette qui, cammina un po' e piano piano sale, no? Piano piano sale, piano piano sale. Anche Pepe volendo. Però effettivamente si scivola. Eh sì, è uno scivolo, è normale che si scivola, Vitale, sei un genio! Te l'avevo detto di salire da qua, vedi che non ci esci da lì, che scivola! Uffa! Perché non ti ascolto mai? Ora devi fare il giro, salire da qua. Eh sì, c'hai ragione, però io ci provo comunque l'ultima volta, hai capito? Aiuto, sto facendo aiuto! Oh! No. Non ha funzionato. Dai, sbrigati. Alita, guarda, te l'ho detto che ce l'avrei fatta. Non mi sembra proprio che ce l'hai fatta. Dai, dammi una mano. Aiuto. Dammi aiuto. No! Sempre il solito. Faccio il giro, va bene? Non ci passo più. Alita. Rita, dammi una mano qui, no? Te l'ho detto che stai mangiando troppo, ora non ci passi più, dammi! Okay. Dai, su! Aspetta, tira con tutte e due le mani! Sei troppo pesante! Dai, tira! Sbrigati. Tira ancora! Tira! Proviamo ad andare di qua, in questi tubi, forse qua riusciremo a trovare il libro! Andiamo, piano! Avete sentito? Lasciate un mi piace per portarci fortuna. Vediamo se c'è qualcosa in uno di questi tubi. La malattia che vuoi! È meglio prendere il Vai! Ma se dobbiamo entrare in quella casetta lì... Attenta a non essere presa da Aki Wagyu! Via libera! Non c'è nessuno qua! Ok, almeno credo. A meno che non sia nascosto da qualche parte qua.
Ehi, ma che fai? Sono rotolato. Ok, forse è meglio se andiamo nell'altra area prima che arrivi a Kiwaki, ok? E dove sarà Kiwaki però? Non lo so. Forse ci sta già cercando? Forse dobbiamo superare quegli ostacoli lì. Guarda tutti questi ostacoli! No, li ha attivati lui, prima erano fermi. È pronto, passo prima io o prima tu? Vado prima io. Okay. Tanto, tu stai attenta a non inciampare però, eh? Okay. Perché se non stai attenta potrebbe essere molto pericoloso, hai capito? Ok. Ehi! Ma mi hai appena detto attenta a non inciampare! E non avevo visto che c'era qualcosa lì e sono inciampato! Ma insomma! Aghi Waghi! Non ce la farai mai! Aia! Ma insomma! Oh, è impossibile! Ci casco sempre con queste cose! Aia! Aiuto! Ehi, passo dall'altra parte! Sbrigati! Ce l'ho quasi fatta! Sono un ninja! Insomma! Un ninja rotolante! Oh, Elita, stai attenta, anche i vuoti li hai attivati di nuovo questi! Ehi, quanto si muovono! Ehi! Uffa, ma non c'è un modo di disattivarli? No! Aiuto! Questi sono quelli di Agiwagi e Kissimisi! Okay. Brava, ce l'hai fatta! Allora, dove dobbiamo andare? Allora, io penso dobbiamo scendere dallo scivolo! È l'unica strada! Oh no! Guarda, là c'è un altro scivolo! Purtroppo qua non abbiamo trovato il libro! Quindi dobbiamo tornare giù. Andiamo a controllare quest'altra area! Lì. Sì! Aia! Dai, Elita, vieni! Dai, buttati! Uffa, non voglio scendere dallo scivolo! Non c'è un'altra strada! Che sbrigati! Dai! Mettila! Ehi! Beccati questo! Aspetti! Vitale! Smettila! Ega! Va bene, vuoi la guerra? E guerra sia! Aiuto! Beccati questo! E questo! No, tu questo! E questo! No, basta, ora scendo lì e ti faccio vedere io! No! Beccati questo! Aiuto! Adesso. Non è che magari è qua. Ma no, era lì un attimo fa. È scomparso. Te l'ho detto che non c'è più. E non avevo visto che non c'era. Guardati bene intorno. Anche voi. Controllate che Agiwagi non sia qua. Dai, sbrigati. Ok, andiamo. Dobbiamo trovare il libro. Sì. Controlla se vedi il libro da qualche parte. No, non lo vedo. Andiamo di qua. Sono sicuro che questa è la... C'è un posto! Alita, c'è un posto qui! È verde, c'ha gli occhi giganti! Aiuto, che paura! Che cos'è? Non toccarlo, sei un mostro, che cos'è? Ah no, è un peluche. Era solo un peluche. Come un peluche? Non lo so perché, mi sono spaventato, perché pensavo fosse qualche amico di Agiwagi che magari ci vuole impedire di prendere il libro. Mi hai fatto spaventare, te lo dico io a cosa serve quel peluche. Ma mi sono spaventato anch'io. Due, ora! Cosa fai a farmi spaventare? Tieni, eccolo! Ma questo è il peluche che serve per attivare
fermare la fabbrica dei giocattoli di Huggy Wuggy. Ah, vi ricordate? Quello serve. Ora dobbiamo solo trovare il rullo trasportatore dei giocattoli per attivare la fabbrica e mettere questo peluche. Così accederemo alla prossima area. Forse riusciamo finalmente a recuperare il mio libro Storie paurose. E okay. Ora andiamo. Dobbiamo andare di qua sicuramente. Se abbiamo trovato il peluche qui. Laggiù c'è un altro scivolo. Forse quello è il rullo della fabbrica. Ma per accedere lì non dobbiamo salire su. Dobbiamo tornare giù, credo. Oh no. Presto, sbrighiamoci. Arrivo, arrivo. Dobbiamo sbrigarci prima che arrivi Huggy Wuggy. No, Anita, ti stai sbagliando. Perché? Dobbiamo andare di là. È di là che si scende per arrivare qua. Però si può passare anche da sotto. Facciamo una gara. Sì. Io passo da sotto, tu passi da là sopra e chi arriva prima vince. Sfida accettata. Ecco qua il passaggio per accedere allo scivolo. Andiamo. Vediamo se ho fatto prima. Ehi, Vitale. No. Sei? Ma quindi sei arrivato prima di me? Sì, parecchio prima. Stavo già schiacciando un pisolino, figurati. E allora beccati questo. Ehia, ma insomma, non si scherza con i pupazzi. Ehi, devi far scivolare il giocattolo dallo scivolo. In questo modo potremo attivare la fabbrica. Ah, manda, manda. Io non ho sentito nessun rumore. Aspetta, aspetta, mi lancio io così faccio un botto enorme. Ok. Si è sentito? Non so se siamo riusciti ad attivare la fabbrica. Dovremmo salire al piano di sopra per capire se sta funzionando la fabbrica. Ok, dobbiamo trovare il libro il prima possibile. Ho sentito dei passi, ho paura che Huggy Wuggy si stia avvicinando. Questa sala è grandissima, dove potrebbe essere? Guardiamoci bene intorno. A me è proprio sembrato di sentire dei passi in alto. Magari proprio qui, nel tubo. Aspetta un attimo, ma... Guardate! Guardate lassù! Ma l'ha nascosto lì! Il libro! E se fosse solo una trappola per attirarci là sopra e poi ci prende? Guarda! La mano di Huggy Wuggy che ci saluta! Oh no, hai visto? Allora è una trappola! Dobbiamo per forza salire là sopra e recuperare il libro. Lo so che sicuramente ci sarà Huggy Wuggy, ma magari riusciremo comunque a non essere presi. Presto, andiamo! Andiamo e teniamo gli occhi aperti, anche voi state molto attenti. Presto, sbrighiamoci! Dobbiamo prendere il libro! Riesco a vederlo anche da qua, è proprio in questo tubo, qua sopra! Eh sì, è proprio lì! E Huggy Wuggy dove sarà? Non si vede. Ancora non si vede qua. Speriamo che non spunti fuori all'improvviso. Ehi, ma è proprio qua che dobbiamo andare noi, su questo tubo. Non mi sembra di vedere niente dentro al tubo. Quindi Huggy Wuggy non è dentro al tubo. È da qualche altra parte, okay. Lo scopriremo molto presto. Anita. Che c'è? Ascolta. Hai sentito qualcosa? Sì, ho sentito dei passi proprio qua sopra. Quindi forse è meglio se do prima una sbirciatina per vedere se c'è Huggy Wuggy qui. Ok, controlla e poi fammi sapere. Sembra tutto ok. Ah, ok, meno male. Allora andiamo, dai, okay, sbrigati, andiamo, sbrigati, andiamo, sbrigati, andiamo. Non abbiamo tempo. Uffa! Huggy Wuggy ci ha preso. Abbiamo rifatto tutto il percorso. Ora risaliamo la storia, presto. Andiamo. Andiamo. Dovrebbe essere qua, alla fine di questo tubo, il libro. Piano. Vediamo. Senti dei rumori, per caso? No, non so un rumore, quindi non penso che sia qua, Huggy Wuggy. Ah, perfetto. Vedi qualcosa da lì? No, non c'è niente. Devo solo percorrere tutto il tubo e prendere il libro. Vieni, bene, da. Vado a prendere il libro allora. Io sono dietro di te. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh no! Huggy Wuggy ci ha preso di nuovo! Oh. Siamo risaliti qua, all'ultimo piano. Ora riproviamo a prendere il libro dal tubo, sperando che Huggy Wuggy non sia ancora qua. Ma non sento nessun rumore, quindi attenti, non dovrebbe essere. Questa qua. È l'ultima volta. Dove sarà? Vediamo se c'è ancora il libro. C'è ancora il libro. È proprio lì. Vado a prenderlo. Ok, vai a prenderlo tu questa volta. Ok, vale. Vai. Sono un po' pauroso, però vado io. Vai. Ok. Via libera! Ok, andiamo! Vai, vai! Ma non dovevo andare io? Vale! Bravo! L'hai presa! L'ho preso! Possiamo uscire! Meno male che ci sono io a controllare per prima! Viva! L'abbiamo ripreso! Sì, ora che bello! Possiamo finalmente scappare da questa fabbrica dei giocattoli di...
Che cos'è questo rumore? Aghi waghi! Se non te ne sei accorta, c'è Aghi waghi lì! Forse è meglio rimanere immobile! Al mio tre, scappiamo! Okay. Rimani immobile! Sta dicendo di no! Ha detto no! Non l'uno, partiamo direttamente dal 2! Ha detto di no! Partiamo dal 2! No, tu neanche col 2? Allora facciamo che al 3 prendiamo e scappiamo all'improvviso. Pronti? Era dentro allo blu. Non lo vedo, però vale la pena cercare. Andiamo. Dai, entriamo, presto, andiamo. Aghi waghi, è arrivato. Presto, scappa. Scappa, aiuto. Sta arrivando. Mi sta raggiungendo. Aiuto, qua dietro. Aghi waghi è qua. Scappa da qui. Presto. Veloce. Dai, aiuto. Scappa, sta arrivando. Aiuto. Aghi waghi, è lì, lo vedi? No, sì, lo vedo benissimo. Sbrigati! Aiuto, sta arrivando, è là sotto. Dai, sali, sbrigati. Dentro al tubo, vai dentro al tubo. Sì. Sbrigati dentro al tubo. Sbrigati, è arrivato qua, aghi waghi. Ci sta raggiungendo. Aiuto. Aiuto. Dai, sbrigati. Sto scivolando. Ehi, dove sei finito? Sono finito qua giù. Vieni qua, Ida! Dammi la mano! Scivolo! Aiuto! Dai, sbrigati! E quanti vaghi! Dammi la mano! Dammi la mano! No, non riesco a passare! Aiuto! Sta arrivando anche i vaghi! Scappa! Veloce! Presto! Oh no, è proprio là dietro! Si sta muovendo! Beccati questo, anche i vaghi! Dai, veloce, Rita! Scendi! Sbrigati! Presto! Dai! Dai! Dai, che ti aiuto! Veloce, Rita, veloce! Sta arrivando anche Wagi! Veloce! Vai. Oh no! Anche Wagi è proprio qua! No! Aiutami! Aiuto! Sbrigati! No! Sbrigati! Sta arrivando anche proprio qui! Sta scendendo! Eccolo! Scappiamo! Ecco anche Wagi! No. Sta arrivando qua! Scappa da sotto! Da sotto! Da sotto! Aiuto! Sei riuscito a passare? Presto! Vai! No! Mi sono fatto male al piede! No, sbrigati! Sono no, rimasto qui! No, c'è anche Wagi! C'è anche Wagi! Aiuto! Oh no! Dammi quanto qui! Anche Wagi si è incastrato lì! Scappa! Scappa! Vai, scappa! Scappa! Via! Andiamo lassù! Sì! Proviamo ad andare sopra! Aspetta, prendi uno di questi! Ci servirà dopo! Sì, glieli tiriamo in testa! Presto, sbrigati! Prima che si sblocchi Aghi waghi! Presto, presto! Ho un piano! Proviamo a far cadere Aghi waghi da qua! Sì! E forse riusciremo a vincere la challenge! Quindi... Speriamo di riuscirci! Dobbiamo solo attirarlo adesso, qua! Sì, basta solo che lo chiamiamo! Sì, lui ho un'idea! Mettiamoci qua sopra, sì, in piedi, e chiamiamolo! Aghi waghi, non ci fai niente, schiappa! Non ci fai niente! Eccolo laggiù! Sta arrivando! Aghi waghi! Sei un perdente! E sei anche goffo! Sei un perdente, schiappa! Si sta arrabbiando tantissimo! Aiuto! Si sta arrabbiando un po' troppo! Sta arrivando!
Speriamo che il nostro piano riesca. È arrabbiatissimo. Ecco, sta salendo qua, Aki Waki. Presto, tira giù la scatola. Qua. Aspetta, aspetta. Tira la scatola. Aki Waki, Aki Waki, beccati questo. Dobbiamo trovare il fiore. Il fiore, il fiore di papavero, il Poppy. Presto, sbrighiamo, ci devo cercarlo. Dove potrebbe essere? Non abbiamo ancora controllato in quest'area. Forse, tu controlla qua nella piscinetta delle palline. Io controllo in questo vecchio strano. No, non credo che ci sia niente qua. Hai trovato qualcosa? No, e tu? No, niente. Cos'è in questo bruchetto? Il trucco. No, non c'è niente, dobbiamo cercare il fiore. Guarda bene tutte le immagini. Aspetta, il bruco. Il bruco sì. Alle volte mangia anche i fiori, o sbaglio? Sì. Quindi forse siamo abbastanza vicini. Sì, dove potrebbe essere? Guarda! Il fiore! Eccolo lì! Il fiore di papavero, Poppy. Quindi il libro vuol è... Vuol dire che qua dentro? Oh, sì! Ecco! Lo vedete? L'abbiamo trovato! Dalla finestra. Ta-da! L'abbiamo trovato! Eccolo qua! L'ho trovato! Abbiamo ripreso il nostro libro! Evviva! Fiore paura da scuola di misteri! Ora disponibile in libreria e online! Correte subito a prenderlo! Non riuscirete a smettere di leggerlo perché vi terrà incollate le pagine fino alla fine! È bellissimo! E ci sono anche delle creature fantastiche! Le scoprirete tutti all'interno del libro! Sì! Correte a prenderlo! Lasciate un bel mi piace sotto a questo video e ora vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite e... Buona visione!